Siamo a Rimini in occasione del congresso Gibis. In occasione di questo congresso è stato presentato un progetto relativo alla vitamina D. Precisamente nel mese di febbraio il professor Giannini ha proposto l'istituzione di un gruppo di lavoro sulla valutazione dei valori di vitamina D nella popolazione residente nelle varie regioni italiane. Approfondiamo l'argomento con la dottoressa Antonella Barone dell'ospedale Galliera di Genova, che è referente del centro di coordinamento di questo progetto. Allora, dottoressa, qual è lo stato dei lavori del gruppo GBSD? In questa prima fase abbiamo appunto valutato la fattibilità di estrarre i dati dai database dei laboratori degli ospedali piuttosto che delle aziende territoriali, estrarre dati relativi al dosaggio della vitamina D nella popolazione afferente appunto a questi laboratori. Abbiamo, ad esempio, all'ospedale Galliera abbiamo osservato che abbiamo la disponibilità di 10 anni di dosaggi di vitamina D e ci siamo appunto confrontati, e questa oggi è stata la prima occasione, con le altre realtà regionali. Quali? Ad esempio la Calabria piuttosto che l'Umbria, per valutare proprio la fattibilità di questa costruzione di questo database sui valori di vitamina D e variabili di altri dosaggi plasmatici ad essa correlati. Quali sono i risultati ottenuti da questo progetto? Ovviamente credo siano ad interim. Sono risultati molto preliminari e parziali, se vogliamo, però appunto ad esempio presso il nostro ospedale abbiamo osservato 10 anni circa della popolazione e abbiamo visto un trend di incremento dei valori della vitamina D nei nostri pazienti, un po' simile ai dati in maniera molto più corposi che ha presentato ieri il professor Giannini nella sua relazione. I dati quindi sembrano confortanti, perché sembrano indicare un miglioramento dello status vitaminico. Quali sono gli sviluppi futuri del progetto? I dati sono confortanti perché ci mostrano che in questi 10 anni qualcosa è stato fatto, perché si partiva da percentuali molto più alte di gravi carenze di vitamina D. Tuttavia dimostrano anche che c'è ancora molto lavoro da fare, perché la percentuale di soggetti insufficienti è ancora elevata e l'obiettivo futuro è proprio quello di unire le nostre forze, i nostri dati, per avere database e numerosità molto più ampie e quindi costruire progettualità su questa casistica di soggetti carenti di vitamina D.